Good morning, beautiful people. Oggi è il 2 marzo e quindi iniziamo una nuova challenge. La challenge di marzo è quella del calendar blocking. Allora, che cos'è il calendar blocking? Calendar blocking è una tecnica di organizzazione delle task giornaliere che praticamente consiste nel creare una lista delle cose da fare durante il giorno, durante la settimana, ma poi andare oltre e assegnare proprio uno slot all'interno del nostro calendario, uno spazio all'interno del nostro calendario per fare quella determinata task. Quindi, per esempio, nel caso io dovessi scrivere un articolo per il blog, mi bloccherei proprio 1, 2 ore, 3 ore, quanto mi serve, in uno specifico giorno ad uno specifico orario. Questa tecnica dovrebbe aiutarci proprio sia ad essere più efficienti nella gestione del nostro tempo, aiutarci anche magari appunto ad organizzare le task e magari a mettere vicino quelle che sono simili. Per esempio, se io ho 3 task in questa settimana che riguardano la scrittura, quindi scrivere qualcosa, che sia scrivere un'email, scrivere un business plan, scriversi qualsiasi cosa, io posso metterle tutte vicino, quindi dedicare un giorno, una mattinata, un giorno intero a queste task di scrittura, e questo dovrebbe aiutarmi a entrare in un livello di concentrazione più elevato e quindi riuscire poi dopo a produrre di più e contenuti di qualità maggiore. Quindi, diciamo, uno strumento potenzialmente molto potente. Io l'ho già utilizzato in passato e mi sono trovata molto bene. Voglio vedere se utilizzandolo costantemente per 4 settimane, cioè per tutto il mese di marzo, effettivamente la mia produttività migliora, ma la cosa che mi interessa, che sono più curiosa di vedere se riesce a fare, è proprio la questione della procrastinazione. Nel senso, se il fatto di mettere proprio nel calendario determinate task, eccetera, eccetera, mi aiuti a procrastinare meno, quindi a restare più sul pezzo. Vediamo, vediamo se questa cosa succede oppure no. Allora, io come mi sono organizzata? Mi sono organizzata così. Alla fine della settimana faccio il programma della settimana successiva, quindi venerdì scorso ho fatto il programma di questa settimana, quindi scegliere le task su cui io andrò a lavorare durante la settimana, dopodiché le ho sistemate all'interno del mio calendario. Io utilizzo iCal, che è il calendario della Apple, però anche Google Cal va benissimo, e poi utilizzo il mio bullet journal. Quindi selezione task della settimana, inserimento delle task all'interno. Yes. Questo è Siri. Inserimento delle task all'interno del calendario. Proprio ora per ora. Quindi io ho lasciato fuori praticamente dalle 9 alle 6, sono pianificato e ho lasciato fuori 1 ora e mezza di pausa pranzo, che poi varia, a volte 1 ora, a volte 1 ora e mezza. L'altra cosa che mi sono predisposta di fare, ed è importantissima, è il fatto di modificare le task in corso d'opera. Nel senso, io per esempio questa mattina mi sono ritagliata 2 ore e mezza per lavorare a dei video. Nel caso io finissi prima, andrò a modificare proprio anche il calendario, non passerò unicamente alla task successiva, ma prima di passare alla task successiva modificherò il mio calendario e indicherò esattamente quanto tempo ho passato sulla singola task. Quindi se invece di finire alle 11:30 finissi alle 11, modificherei la task che ho aggiunto nel calendario e la farei finire alle 11. E andrei a riempire
quello slot di mezz'ora che mi è rimasto con quello che deciderò di fare, anche se è una pausa. Se è una pausa, creerò un evento pausa. Perché questa cosa? Perché nel lungo periodo mi permetterà di vedere esattamente quanto tempo io impiego per ogni singola task. Quindi, se scrivere per esempio un articolo di un blog, per il blog, mi richiede, io penso mi serva un'ora, salverò un'ora. Se poi in realtà lo finisco in mezz'ora, cambio e so che quel post l'ho finito in mezz'ora. Se vedo che in realtà tutte le volte io riesco a scrivere un post in mezz'ora, smetterò di considerare la necessità di avere un'ora a disposizione e quindi riuscirò sia mentalmente a capire che mi serve meno tempo di quanto in realtà ne abbia bisogno, o a volte più tempo di quanto in realtà abbia considerato di averne bisogno, e riuscirò ad organizzarmi meglio nelle settimane future. Quindi lo so che è un po' complicato, cercherò di magari mettere qui di sotto in descrizione proprio il riassunto di questa cosa in modo che possiate anche leggerlo, o meglio, scriverò un articolo sul blog con tutte le informazioni, così magari avete anche una guida scritta da poter seguire e capire al 100%. E niente, penso di aver messo, di aver chiarito tutto. Per questo mese ho deciso di fare dei check settimanali, quindi probabilmente o il lunedì o il venerdì o tutte e due. Farò dei piccoli check con voi, quindi registrerò, diciamo, un po' come è andata la settimana, se ho scoperto qualcosa di particolare, se mi ha effettivamente aiutato e sono riuscita a stare sul pezzo, se ho perso, il filo del discorso, eccetera, eccetera. Quindi, vi terrò aggiornati in questo modo, e sperando appunto di potervi dare un contenuto di qualità. Quindi oggi è lunedì. E probabilmente appunto ci vediamo venerdì con l'aggiornamento, a meno che non succeda qualcosa di particolare durante la settimana. Update numero 2, siamo al secondo lunedì del mese, ieri è la festa della donna e quindi mi sono fatta regalare, ho preteso che mi regalassero un mazzo di fiori e ho scelto questo. Ecco, easy. Allora, vi sistemo qua nella solita postazione, mi sembra che ho iniziato l'altro video anche sempre qui e mi lampeggia la batteria. Aspettate un attimo. Ok, allora iniziamo. Seconda settimana di marzo, seconda settimana della challenge di calendar blocking. Siamo in una situazione storica un po' complicata, nel senso che ieri era la festa della donna. E è uscito il decreto legge riguardo la situazione coronavirus che ha isolato la Lombardia e altre 14 province perché considerate zona rossa. Io fortunatamente dove vivo io non sono in zona rossa, però comunque il senso civico ci porta a prestare attenzione ad avere un comportamento simile a quello delle zone rosse, quindi ci chiudiamo in casa, usciamo il meno possibile, facciamo attenzione, prendiamo tutte le precauzioni del caso, eccetera, eccetera. E questa situazione purtroppo è brutta sia dal punto di vista umano, perché ovviamente ci sono tante persone che stanno male, il nostro sistema sanitario, i nostri medici, i nostri infermieri si stanno facendo un mazzo tanto, e quindi tutta la solidarietà a loro. Io ho mia cugina che è infermiera. L'unica cosa che posso fare purtroppo è gli ho detto: guarda, qualsiasi cosa ti preparo la cena, ti vado a fare la spesa, qualsiasi cosa ti pulisco casa, qualsiasi cosa che posso fare, purtroppo io non ho le competenze per andare ad aiutare in ospedale. Ecco un messaggio. E quindi cerchiamo di sostenerci a vicenda in questo modo. L'altra cosa che questo virus sta impattando tanto è la nostra economia, ovviamente, perché tantissimi lavori sono fermati, tantissime attività hanno dovuto chiudere, tantissimi lavoratori sono stati mandati a casa, a volte anche non pagati, tantissimi lavori sono stati cancellati,
si è fermato un po' tutto. Allora, c'è una cosa che io apprezzo molto dei social e che ci permette di vedere questa cosa, cioè di entrare nella vita delle altre persone e di renderci conto delle loro realtà, perché quando succedono queste cose tendiamo proprio a sentirci soli, a vedere e a renderci conto unicamente dei nostri disagi, delle nostre difficoltà. E facciamo fatica, ma proprio perché noi non viviamo la vita degli altri, a renderci conto delle difficoltà che stanno subendo altre persone. Quindi io magari nel mio potrei essere triste o lamentarmi del fatto che eventi che sto organizzando possono essere cancellati, oppure del fatto che diversi lavori di formazione, eccetera, sono stati annullati e che quindi io ho perso dei soldi perché ho perso delle possibilità di guadagno. Però ci sono anche aziende che proprio hanno dovuto chiudere, hanno dovuto lasciare a casa dei lavoratori, hanno dei genitori che non stanno prendendo lo stipendio, altri lavoratori che lavorano in aziende che hanno un atteggiamento menefreghista in questo caso e quindi non adottano le misure di sicurezza. E, quindi situazioni peggiori della mia. Situazione più difficile della mia. E questo grazie ai social possiamo rendercene conto. Quindi quello che ho deciso di fare ieri è di regalare delle ore di consulenza, perché vedo appunto tantissimi piccoli business o persone che sono anche dipendenti, ma hanno un po' un'idea di iniziare la loro attività, di lavorare su loro stessi, eccetera, che in questo momento sono a casa. E il brutto di essere a casa è che non puoi fare niente, ma il bello di essere a casa è che hai tempo da investire, tempo da non sprecare. E questo tempo noi possiamo utilizzarlo per crescere, imparare qualcosa di nuovo o per lavorare su qualcosa che abbiamo tralasciato, trascurato negli ultimi mesi o negli ultimi anni. E quindi ho deciso di cercare di focalizzare cioè di riportare alla luce un po' di energie positive, un po' di voglia di fare, un po' di motivazione imprenditoriale e di regalare delle ore di consulenza proprio per far sentire il mio sostegno a questi piccoli business, liberi professionisti, eccetera, e dargli la voglia di utilizzare questo momento storico brutto, però in modo positivo, in modo che gli possa essere utile poi dopo nel futuro per far crescere e portare avanti il loro business. Perché vi racconto tutta questa storia che sembra non c'entri niente con la challenge, ma in realtà c'entra nel senso che questa settimana non potrò fare come la settimana scorsa. La settimana scorsa ho programmato in anticipo tutta la mia settimana. Questa settimana sarà un po' più difficile perché appunto avrò queste ore di consulenza che potrebbero entrare in slot del mio tempo che avevo dedicato ad altro. E quindi ho due challenge. La prima è essere brava a portare avanti le cose che io devo fare, oltre a questo progetto di volontariato, diciamo così, perché ovviamente non posso fermare il mio lavoro solamente per aiutare gli altri, devo anche aiutare me stessa. Quindi devo essere brava a combinare bene le due cose. E al tempo stesso devo essere brava a essere flessibile. Settimana scorsa ho lavorato sull'organizzazione e un po' anche la rigidità di un planning, quindi alle 2 ho detto che avrei lavorato su qualcosa, alle 2 inizio a lavorare su qualcosa. Questa settimana dovrò essere più elastica, è possibile che le cose cambino in corso d'opera, è possibile che io debba spostare appuntamenti, quindi sarà anche interessante vedere come funzionerà questo progetto del calendar block in una settimana un po' più instabile. La settimana scorsa è andata molto molto bene, specialmente fino a fine mercoledì, cioè i primi 3 giorni della settimana sono stati super produttivi. Dopodiché il giovedì e venerdì ho registrato un piccolo calo di produttività,
E la cosa interessante era che coincideva anche con un piccolo calo di programmazione nel mio calendario, nel senso che avevo due lavori da fare tra giovedì e venerdì che mi si sono cancellati e quindi avevo degli spazi che non avevo precedentemente riempito e non ho fatto purtroppo la cosa che probabilmente mi avrebbe aiutato, ovvero il mercoledì sera programmare le task del giovedì e del venerdì. Perché ho notato che se devo programmare il giorno stesso le task della giornata faccio più fatica. Quindi segniamo tutti questi appunti e iniziamo questa settimana che potrebbe essere più caotica, ma speriamo allo stesso tempo produttiva. Noi ci vediamo lunedì prossimo, che per voi sarà in 2 secondi, con la prossima settimana. Eccoci di nuovo. Vieni qui, tacchino. Vieni, bravo. Ti ho preso. Saluta. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Voglio andare sul mio divano. No, scomparsi di nuovo. Allora, terza settimana della challenge calendar blocking. I risultati sono buoni, ma diciamo che stiamo attraversando varie difficoltà e adesso ve le spiego. Siamo ancora in quarantena per la questione coronavirus, quindi per cercare di contenerla. E da giovedì scorso anche il mio compagno è a casa. Lui non, per il momento non fa smart working, il datore di lavoro ha mandato a casa tutti i dipendenti giovedì pomeriggio e gli ha detto che oggi gli avrebbe fatto sapere come si sarebbero mossi di qui in avanti, quindi è praticamente in ferie e quando c'è una persona in casa che non lavora è più difficile restare concentrati. Quindi, diciamo, poi giovedì mattina ero andata a fare la spesa perché non c'era più niente, ero andata presto alle 8, quindi tecnicamente non avrei dovuto impattare le mie ore di lavoro, però non è stato così perché quando sono tornata. Diciamo che fare la spesa in questo periodo non è facilissimo, quindi quando sono tornata, avevo già un po' di ansia dalla sera prima, però quando sono tornata mi è proprio schizzata al massimo livello e io sono un po' germofobica, nel senso che se non so che l'ambiente in cui sono attorno è pulito, ordinato, non riesco a processare. A utilizzare il mio cervello ed andare avanti, quindi ho dovuto pulire tutta casa, igienizzando tutto e poi mi sono sentita tranquilla. Poi lui il pomeriggio è arrivato, quindi sono andata avanti a fare delle cose, ma non al livello di produttività che speravo di avere. Però 2 giorni su 5, diciamo, sono abbastanza, ma possono passare. Perché comunque ho fatto qualcosa e non sono stata solamente sul divano a non fare niente. Oggi è un'altra settimana, mi sento abbastanza produttiva. Lo sforzo che voglio fare questa settimana è quello di lasciare il telefono lontano dalla mia scrivania e in silenzioso. Perché questo? Perché ho notato che, specialmente in questo periodo dove ci sono tante notizie, uno cerca comunque di stare al passo per sapere cosa sta succedendo, tendo a guardare troppo il telefono e quindi a distrarmi, e questo non va bene. Quindi lo metterò in camera da letto, quindi in un'altra stanza in silenzioso, e lo prenderò solamente nei momenti di pausa, lasciandolo lì, oppure pausa pranzo, fine lavoro. I piani di questa settimana, ho il pomeriggio tutte le consulenze che ho deciso di regalare, per aiutare le persone che hanno un piccolo business e che magari hanno un po' trascurato la loro comunicazione negli ultimi anni, oppure, persone che avrebbero voglia di
lavorare sul proprio progetto personale, di avere, diciamo, un punto di riferimento per iniziare a lavorare in modo produttivo sulla loro comunicazione e anche lo sviluppo del loro business. Quindi ho deciso di regalare delle consulenze e fortunatamente è stato accettato di buon cuore, quindi sono già la settimana scorsa ho avuto il pienone e anche questa sono completamente, mi sono riempita completamente tutti i pomeriggi e ho già persone che aspettano per la settimana prossima, quindi sono super contenta. E niente, noi siamo a casa, io esco solamente mezz'oretta la mattina per portare fuori questo disgraziato. Fortunatamente noi abbiamo il giardino, quindi i nostri cagnetti possono stanno tranquilli e vivono la loro vita normalmente, ma io cerco di portarlo fuori almeno una mezz'oretta, 40 minuti la mattina presto, sulle 5 e mezza, 6, che non c'è nessuno, perché così corre un po' di più e può annusare il vicinato, vero? Se no mi mandi fuori dai matti. E niente, io quindi vi saluto e vado a pianificare la mia settimana perché venerdì non l'ho fatto. Volevo farlo ieri, ma ho giocato tutto il giorno maggio con i miei genitori. Perché i miei genitori abitano al piano di sopra, quindi non dobbiamo uscire per star vicini, abbiamo questa fortuna. E ieri, tra l'altro, è la mia giornata. Ho vinto a maggio. Ho fatto delle bellissime chiusure e poi ho anche indovinato la parola di, come si chiama, la ghigliottina. Quindi ieri era la mia giornata. Forse avrei dovuto comprarmi un gratta e vinci o qualcosa. Invece no, vero tachino? È troppo bello, ve lo voglio vedere. Sei stanco? Vabbè, dai, andiamo a lavorare, che sennò veramente diventa anche oggi poco produttiva la cosa. Eccoci qua per l'ultimo aggiornamento sulla challenge di marzo. E devo dire che sono molto soddisfatta questo mese. Recupero un po' l'insoddisfazione del mese precedente, che se non avete visto il video, ho cercato di seguire una lezione al giorno su Skillshare, ma era una sfida più grande di me e purtroppo non sono riuscita a farlo, nonostante sia comunque rimasta una grandissima ammiratrice della piattaforma. Questo mese invece sono stata super produttiva grazie a questa tecnica di organizzazione. Quello che ho fatto è semplicemente utilizzare il mio bullet journal e ogni lunedì scrivevo le attività che volevo, di cui volevo occuparmi durante la settimana e le consulenze che avevo. Dopodiché riportavo tutto sul mio calendario digitale nel mio computer. Io utilizzo un Apple, quindi utilizzo il sistema iCal, ma anche Google Calendar va benissimo. L'importante è che abbiate modo di sincronizzarlo tra tutti i vostri dispositivi. Questo mese è stato un mese particolare perché appunto la maggior parte l'abbiamo passato in quarantena e per me voleva dire avere una scusa in più per procrastinare. Lavorando da casa è molto facile cadere nella tentazione di passare tanto tempo sul divano e in questo momento in cui anche il mio compagno a casa le distrazioni sono maggiori. Fortunatamente questo metodo mi ha aiutato a mantenere una routine tra virgolette rigida, nel senso che il fatto di sapere ogni singolo giorno quello che avrei fatto e non doverlo decidere sul momento mi ha aiutato a veramente restare produttiva, a portare a termine tutte le cose che mi riproponevo di fare. Il fatto di avere un appuntamento fisso tutti i pomeriggi con due, tre, quattro persone mi ha, diciamo, permesso di restare attiva, restare motivata e di sfruttare al massimo il tempo libero, tra virgolette, che avevo a disposizione oltre alle consulenze. E quindi sono stata molto contenta di questa iniziativa e mi ha regalato veramente tanto. Questa strategia del calendar blocking la porterò avanti, quindi oggi è lunedì
non l'ultimo lunedì del mese, perché in realtà l'ultimo lunedì sarebbe lunedì prossimo, ma è l'ultima settimana completa del mese e faccio qui l'ultimo checkout della sfida, ma appunto la porterò avanti perché è un metodo che funziona e quando si trovano dei metodi che ti aiutano a restare sul pezzo, a portare avanti pezzettino per pezzettino la tua attività, è importante mantenerli. Quindi niente, sono contenta di aver trovato e confermato che questo metodo per me funziona alla grande, quindi ottimo. Io vi saluto e vi do appuntamento tra qualche settimana per un nuovo Coffee Talk. Ciao!